Paper Mario The Origami King. Ebbene sì, signori, siamo in una nuova Let's Play Paper Mario The Origami King. Lo avevo promesso in qualche video fa sotto nei commenti che questa serie era ben che confermata. Ebbene, inizia. Intanto possiamo vedere l'anteprima in cui il Regno dei Funghi si sta preparando a un nuovo festival, il Festival degli Origami, chissà da chi ho organizzato. E niente, partiamo! Una bella festa come Mario Galaxy. Non è fantastico, fratellone? Di nuovo assieme, in viaggio verso un bel festival. Cosa diceva l'invito? Festival Origami? Chissà come sarà. E non vedo l'ora di rivedere la principessa Peach, è da un po' che non l'andiamo a trovare. Eh già, non sono usciti molti giochi ultimamente di Mario, ecco. Diciamo che la Nintendo ultimamente è piuttosto silenziosa. Mo si è inventata sti partner showcase. Però un po' mi sta deludendo Nintendo, perché non annuncia nulla della sua proprio di Mario. Eccoci a Borgo Toad. È lì che c'è il castello di Peach. No, davvero? È sempre stato lì. È stato sempre disegnato diverso, ma più o meno il posto era quello. C'è un problema a questo festival. Manca vivacità. Ma dove sono tutti quanti? Non avremmo mica sbagliato giorno. Mario, dai un'occhiata all'invito. Quando è che dovremmo essere qui? Cordialmente invitati al Festival Origami al Borgo Toad. Data XX e cerchio. Esattamente oggi! Ok, perlomeno è il giorno giusto. Stanno ultimando i preparativi. Diamo un'occhiata al castello, forse sono tutti lì dentro. Certo. 3, 2, 1, super turbo, sfogliamo quella casa proprio velocissimi proprio. Però mi immaginavo che tipo si poteva pilotare, magari si poteva pilotare. Perché c'è un buco lì? Perché c'è... è tutto ordinato? Più o meno ordinato, comunque. Sarebbe stato bello guidare questo kart, in onore a Mario Kart. Here we go. Lenti, ma here we go. Il castello di Peach, sempre bello. Sempre più uno più grande dell'altro. Che serva a compensare qualcos'altro. Ah, la solita canzoncina. Siamo arrivati, ecco il castello di Peach. Ecco una cosa cringe che veramente appena l'ho vista proprio mi venivano a strapparmi gli occhi. Guardate Luigi. Oh mio Dio. È stranissimo, cioè guardate come si gira, cioè fanno uno scatto, non si vede proprio che sono piatti proprio. Perché hanno messo che lì si vede? Scusa per averti fatto aspettare, adesso andiamo dalla principessa. Guardate, quando si girano nemmeno si vede solo per un... diciamo un attimo che sono piatti. Anzi, neanche tanto. Perché in quella scena... perché hanno messo... vabbè, lasciamo perdere. Andiamo al castello. Strano, da fuori sembrava più grande. Andiamo. Tutto normale. Fa un po' paura qui, no? E dove sono tutti? Non si è vista nemmeno un'ombra di Toad. Oh. Oh. Che sfortunaccia. Ora come facciamo a uscire con la porta chiusa a chiave? Non ti preoccupare, Mario. So cosa fare in situazioni del genere. Bisogna trovare Mario. Giusto, Mario? Luigi. Oh. Guarda, come fanno uscire Luigi's Mansion 4? Grazie a questa cosa, a questo riferimento. Vabbè. Va bene, un bel respiro profondo. Vado a cercare la chiave di questa porta. E così... che fai tu? No?
Diciamo che io salto, corro e spacco blocchi e prendo funghi, vabbè. Aspettami dalla principessa, d'accordo? A dopo. Certo, Luigi. Allora, diciamo che il castello non è proprio come ce lo ricordavamo. Diciamo che l'interno del castello cambia in ogni gioco, eh. Più o meno qui si avvicina a proprio la sua prima comparsa, cioè Mario 64. Comunque. Ah, Mario. Bella la porta fatta. Bella. Oh. Peach, va tutto bene? Che piacere vederti. Dimmi una cosa. Non pensi che il regno dei funghi vada spiegato e poi ripiegato in una nuova gloriosa forma? No, va bene così. E poi, qui Todd non andrebbero fatti da sé. Sì! How could this happen to me? Poracci. Capisco. L'ultima domanda. Ti piegherai per rinascere in una nuova forma come me? No. È così bellino, Mario. Risposta sbagliata, risposta esatta. Non importa. Le tue parole sono flebili. Mi sto dando la voce da un demone, ma vabbè. Bella la voce per un demone, per una principessa. Addio. Oh, dei nemici. Mario. Ah no, Mario. Devi sempre fare un'entrata a effetto, eh? Anche tu qui per il Festival Origami? Questa sala d'attesa a tema sotterraneo è un enorme passo avanti rispetto all'ultimo festival a cui sono stato. Che classe. Che carta, diciamo. Non hai per caso visto Padron Bowser da qualche parte? Beh, se non l'avete visto tornare al castello bestemmiando per aver fallito, beh, no. Non è da lui piantarci in asso così, negli eventi pubblici. In realtà lui non sarebbe nemmeno invitato. Eh? Mario? Sei proprio tu? Sono un tuo grande fan. Cioè, ho sempre sognato di affrontarti. Anche se mi calpesterai, se sarebbe un onore. Il primo Goomba suicida. Wow! Che giornata pazzesca! Prima incontro la principessa Peach. E adesso te! Devo dire che la principessa mi è sembrata un po' diversa dalle foto. Sono dei tipi timidi un po' strani. Seguiteci. Sì! Chi incontreremo ora? Ditemi che c'è un Todd. Fidati, non è una bella emozione. Luigi's Mansion 3 è l'esempio. Non ho mai visto un Todd dal vivo. No, tu no. Oh, spero che non dovrai aspettare tanto, Mario. Se vuoi, ti faccio fare un autografo da Todd. No, guarda, li conosco da tanto tempo. Mario, sei tu? Mi serve il tuo aiuto. Io mi trovo in un luogo molto strano. È buio e angusto, come se mi trovassi tra due dimensioni. Non so se dovrei essere sbalordita o terrorizzata, forse entrambe le cose. Se non ti è troppo disturbo, ora vorrei uscire. Puoi aiutarmi? Primo, come si è accorto della nostra presenza? Beh, penso che... Allora, cos'è questo simbolo? Cos'è stato? Si è illuminato qualcosa sul pavimento? Per caso è una piastrella manoforte? Bene, credo. Voglio dire, non sono del tutto sicura di ciò che ci devi fare. Puoi provare a usarla in qualche modo? Ecco una grande novità. Bam! Grande Mario. Mario, appena vedi la principessa Peach e ti chiede che cosa ci fai con quelle mani grandi, digli... Per afferrarti meglio. Sto parlando di quegli aggeggi. Penso che si chiamano arti magici. Non ne ho mai sentito nominare. Prova a usarli per...
Per toccare un po' il muro, forse riuscirai a liberarmi da questo strana dimensione. In realtà non è dimensione, ma vabbè. Come vedete si muove con il joystick, Joy-Con. Ecco. Come si faceva? Come si prendeva? Ah, ok. Voi fate così. Ed ecco qui un altro sfavillotto. Viva, sono finalmente libera da quel limbo interdimensionale. Oh, ero soltanto incastrata in nel muro? In realtà tu non dovresti morire perché sei fatta di carta. Tu devi essere Mario. Io sono Olivia, immagino che vorrai sapere qualcosa su di me e perché ero intrappolata lì dentro. Beh, adesso forse non c'è tempo. Dobbiamo trovare una via d'uscita prima che gli eventi prendano una brutta piega. A proposito, pare che nessuno abbia pensato di farmi dei piedi. Ti dispiacerebbe darmi un passaggio? Puoi volare! E ti puoi benissimo muovere! Vabbè. Abbiamo un amico nelle tasche. Ecco qui un martello! Grande riferimento, diciamo, a Donkey Kong. Oh, cosa hai trovato? Sembra uno strumento capace di spaccare di tutto. Che ne dici di provarlo premendo B? Sì. Spacchiamo le casse così otteniamo la gemma. Vabbè. Sai, credo di aver appena avuto una buona idea. Non ti prometto di avere sempre idee geniali, ma sarò sempre pronta a condividerle con te. Ci siamo appena conosciuti e già condividi cose. Se ti trovi bloccato... Ah sì, in pratica con Ixel la puoi convocare. Anche se non ci conosciamo per niente, scommetto che saremo una squadra affidabile. Vabbè. Ok. Controlliamo. Anche se tu ti potessi trasformare benissimo in un blocchetto di carte e metterti lì per terra per controllare senza essere vista, ecco. Ok, comincio ad orientarmi. Sì, siamo senza dubbio nel sotterraneo del castello. Ma i sotterranei odorano tutti di sotterraneo? Sì. Ok. Cosa abbiamo qui? Altre casse da spaccare? No, queste qui sono troppo dure. Porta. Chiusa. Comunque con X possiamo evocarla. Grazie per avermi interpretato. Vabbè. Purtroppo non ci dà l'invincibilità come Crash. Vabbè. Ehi, piantatela! Voce piuttosto familiare. Aia! Razza di Bowser! Cosa volete fare al mio scagnozzo? Vi ordino di darci subito un taglio! Non dovrebbero darci un taglio, perché sennò penso che lo taglierebbero... Vabbè, niente. Quel tipo timido è abbastanza strano. No! No, il Goomba! No, il mio fan! L'unico Goomba che non vuole uccidermi. Cosa hai visto? Niente di terrificante, vero? Spero, vabbè. Questo era l'ultimo... Ah no, non è la principessa. Spoiler, è una principessa, vabbè. Manca solo quello coi baffi. Credo che avrete una brutta sorpresa. Ok, forse ho tempo di fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Aspetta, ci penso. Nelle puntate precedenti, quei tipetti tutti rigidi si chiamavano soldati origami. Nonostante la loro andatura non esattamente spedita, ti assicuro che possono essere molto pericolosi. Meglio evitarli a ogni costo. Ad ogni modo, cosa pensi che avrà voluto dire con questo era l'ultimo? L'ultimo di cosa? L'ultimo dell'esercito degli origami. Vabbè, e direi di andare da Bowser. Salve. So che non ti aspetterai mai di me. Vabbè. Mario, anche tu qui?
Che stai aspettando? Tirami giù da questo coso! Perfino tu sai benissimo che una testa coronata non si tratta così. Infatti io ti tratto molto peggio. Testa coronata? Oh, piacere di fare la sua conoscenza. Anche tutti gli altri abitanti del tuo regno hanno solo la faccia? Ho anche un corpo, eh? È solo che quei tizi piegati mi hanno preso e beh, ora non voglio scendere nei particolari. Ne ho viste di peggio, fidati. Sì, tutte le volte che ti abbiamo fatto il culo. Ad ogni modo, io sono il grande Bowser ed esiguo di venire liberato e riportato alla mia forma consueta. Ora, caro Mario, ignora la tua insolente amichetta svolazzante e tirami giù da qui. Te lo ordino! Ok, sto dando toni sicuramente sbagliati, ma vabbè. Io farei lo stesso per te. Hai bisogno di me quanto io ne ho bisogno di te. Ammettilo! Diciamo che tu non lo faresti, ma mi faresti il dito medio così, proprio chiudendo la porta, ecco. Inoltre, se mi liberi ti rivelerò un segreto e nessuno sa resistere a un segreto. Ehi, non lasciarmi qui appeso come un prosciutto, tirami giù! In realtà sembra di più uno di quei cartelli in cui dice pavimento bagnato, ma vabbè. Oi! Guarda, non ti strappo solo perché voglio che ritorni nello spazio in Mario Galaxy 3. Ah, pensavo che mi sarei spiegato qualcosa del genere. Vabbè, non importa. Ecco il segreto che ti avevo promesso. Sto cazzo! Questa stanza ha un'uscita nascosta. Ho sentito quei buffoni che ne parlavano. Ora sbrighiamoci a trovare un'uscita così... Così ti concederò l'onore di portarmi con te quando te ne vai.